Amici di Mitico Channel, faccio questa clip seduto perché oggi finisce il campionato del Foggia. Sì, la matematica ancora non ci esclude dai playoff, però oggi finisce il campionato del Foggia. È stato un campionato diviso in due parti. Nella prima parte il Foggia aveva ancora la formazione dell'anno scorso in buona sostanza e diciamo è riuscito a giocare un buon calcio, ma a produrre pochi punti, soprattutto in casa. Il giorno di ritorno, con l'ingresso di Krag, di Tonucci, di Zambelli, di Scaglia, di Calabresi, la squadra è nettamente cambiata. Il gioco è rimasto lo stesso, siamo passati al 3-5-2 e abbiamo avuto dei risultati straordinari. Questo mi ha detto, mi vedete un po' giù oggi perché anche se ci hanno ripagato con la stessa moneta gli amici di Venezia, all'andata avevamo pareggiato in maniera incredibile. Il Foggia oggi perde una partita a fotocopia di quella di Perugia e di Parma, ma secondo me in maniera ancora più clamorosa. Oggi solo una squadra avrebbe meritato di vincere, il Foggia. Abbiamo preso due pali, una traversa, anche in occasione del gol la palla è entrata per miracolo e abbiamo subito con un rigore, per un fallo stupido di Tonucci in aria e su una punizione veramente sul gong. Devo dire con un po' di amarezza che quest'anno, se avessimo avuto un portiere un po' come quello della Salernitana, tipo Radunovic, avremmo credo 10 punti in più in classifica, oggi staremmo festeggiando i playoff. Però siamo contenti, il Foggia ha fatto comunque un bel campionato, adesso ci mancano due partite, c'ho un amico che mi viene a salutare. Voglio forza Foggia, sempre, sempre forza Foggia. Anzi, dammi un po' di... ringrazio, quindi brindo a tutti voi, ringrazio l'amico, come ti chiami? Giuseppe. Ringrazio Giuseppe che ti è venuto a trovare. Grande ragazzi. Quindi vi dicevo, dobbiamo essere comunque felici, io non sono felice oggi, ma dobbiamo essere felici perché il Foggia si è salvato alla grandissima. Adesso togliamoci una bella soddisfazione con la Salernitana. Credo che saremo in tanti a incoraggiare ancora una volta questa squadra, perché ora il campionato non ci può dire niente, ma dobbiamo assolutamente toglierci una soddisfazione contro i nostri nemici sul campo, naturalmente, di Salerno, dopo che quella col Bari era andata a finire a tarallucci e vino. Io la vedo così, un caro saluto da Francesco da Prato e da Giuseppe a tutti gli amici. Per chiudere, tu che pulivo, fai playoff.